grazie a tutti voi per, diciamo, avevamo preventivato un inizio dei lavori e poi a causa del ritardo più che giustificato da parte degli autorevoli ospiti, che voglio ringraziare di cuore per la presenza, a partire dall'assessore Stillitani, che lo ringrazio per ancora una volta per essere qui presente nella nostra città a testimoniare quella che è la grande attenzione che la Regione Calabria ha per il nostro territorio. Così come voglio ringraziare e salutare affettuosamente il capogruppo dell'UDC, l'onorevole Alfonso Datto, qui anche a Cassano, per essere presente anche dal punto di vista politico, perché lui rappresenta il mio partito, di cui ho l'onore di rappresentare in questa competizione elettorale, per dare questo sostegno a un partito che negli anni ha avuto grande responsabilità in questa nostra città e che ha raggiunto grandissimi obiettivi. Ebbene, cari amici, noi a distanza di 2 giorni siamo ancora qui nel centro anziani di Lauropoli. Va il mio ringraziamento al professor Luigi Imperio per la ospitalità che ci ha dato, e voglio salutare anch'io tutti quanti voi, gli esponenti di chi si occupa di sociale anche nel nostro territorio, l'ha fatto anche prima Francesco Garofalo. Voglio ringraziare il presidente del comitato 4 novembre, che in questi anni è stato anche vicino alla nostra amministrazione. Abbiamo cercato insieme di raggiungere anche con questa associazione, perché uno dei grandi obiettivi che noi come amministrazione, carissimo assessore, abbiamo avuto in questi anni è stato quello di dialogare, di essere aperti e di creare quelle sinergie con le associazioni, con il mondo del sociale, perché abbiamo ritenuto opportuno che in una città bisogna rispondere a quelle che sono le esigenze dei nostri concittadini. Ebbene, l'assessore Stillitani, io ricordo all'atto dell'insediamento della giunta Scoppellito, il mio partito, l'UDC, ha voluto che questo assessorato sia espressione appunto del nostro partito, perché il partito dell'UDC ha avuto come obiettivi e tiene molto a quelli che sono i valori del sociale e della famiglia. Come dicevo prima, siamo ormai nel vivo di questa campagna elettorale, noi stiamo cercando di parlare con i nostri concittadini e ci presentiamo alla città con un consuntivo ricco di obiettivi raggiunti. Nei volti di tutti voi, nei vostri volti, vedo quello che la città, la nostra città ha bisogno: onestà, progettualità e concretezza, che sono dei valori che non solo fanno parte del nostro DNA politico e personale, ma che hanno rappresentato quello che noi abbiamo fatto in questi anni. Non a caso la parola importante di questa campagna elettorale è la continuità. Continuità che non è soltanto uno slogan politico, uno slogan, ma è quello che noi abbiamo cercato di rappresentare, di affrontare nell'amministrare la nostra città, e lo abbiamo fatto raggiungendo degli obiettivi straordinari a partire dal 2004 ad oggi. Innanzitutto mi piace ricordare che abbiamo lavorato per la pacificazione sociale, che è stato uno degli obiettivi più importanti, che hanno fatto dimenticare quei tempi bui su cui la città era abituata, tempi bui che in cui sia la politica e le campagne elettorali venivano usate come clava per dividere e specialmente per colpire i vinti. Io volevo ringraziare innanzitutto Antonio Chiellino, che è un nostro candidato, che la sua candidatura non è nata per caso, ma è una candidatura su cui, grazie anche alla sua professionalità, perché lui in questi anni ha lavorato molto, ha studiato quelle che sono le problematiche che riguardano il sociale, e la sua candidatura è nata proprio per far sentire quella che è la sua voce in queste problematiche su cui, come amministrazione comunale, nel nostro programma politico-amministrativo
dovranno essere come punto di riferimento importante nella nostra azione amministrativa. Ebbene, cari amici, io voglio in questo mio breve intervento ricordare innanzitutto quello che noi abbiamo fatto in questi anni. Abbiamo operato nella prima fase per cercare di raggiungere degli obiettivi straordinari, è stato citato più volte, a partire innanzitutto della definizione della problematica del dissesto economico e finanziario. Successivamente abbiamo operato tanto per cercare di riattivare una politica delle opere pubbliche nella nostra città senza gravare sul bilancio comunale. E ora siamo in questa competizione elettorale, c'è da passare a quella che è la seconda fase, cioè quella che è la fase dello sviluppo. Assessori, in questa campagna elettorale, nel parlare con i nostri concittadini, in ogni casa in cui noi entriamo esiste una problematica che è presente in tutte le case, la problematica del lavoro. La problematica del lavoro su cui bisogna assolutamente cercare di invertire la rotta, e siamo convinti che il lavoro fatto anche dal suo assessorato e le problematiche che lei ha affrontato potrà dare un contributo notevole anche alla nostra comunità. Noi abbiamo creato in questa competizione elettorale, dopo due consigliature con un monocolore UDC, in questa campagna elettorale abbiamo voluto allargare quella che è la nostra coalizione, allargando a quelle che sono le forze sane del territorio, appunto per creare quella che è una cintura istituzionale per raggiungere intorno alla nostra città, perché riteniamo che nel futuro cercare di amministrare quelli che sono gli enti locali sarà molto difficile, perché le difficoltà economiche e finanziarie che in questi momenti sta interessando tutto il mondo, ritengo che è importante creare intorno alla nostra coalizione, intorno al nostro comune, una serie di prospettive che partono innanzitutto nel creare quel ponte di collegamento che ci deve essere tra il comune e la regione Calabria. La sua presenza qui questa sera, lo ha ribadito anche nel suo intervento, è fondamentale, perché dobbiamo creare i presupposti di un'unione che possa cercare di garantire quella che è la risoluzione di problematiche importanti nella nostra città. In questi giorni, in questa campagna elettorale, i nostri avversari stanno cercando di comunicare ai nostri concittadini alcune situazioni che sono alquanto irrealizzabili. E deve sapere, assessore, che ultimamente c'è come candidato chi promette istituzioni di banco alimentare, chi cerca di far capire alla nostra città la costituzione di fondi per i giovani, di chi sta cercando di annunciare ai nostri concittadini la creazione di il far ricorso a mutui in cui i comuni possono assumere l'onere del pagamento degli interessi, tutte situazioni che cercano di mandare dei messaggi negativi e che fanno capire la mancanza di consapevolezza di cosa significa amministrare una comunità. I nostri concittadini conoscono bene che dietro questa maschera che vogliono cercare di mettersi, conoscono bene quello che ha rappresentato il passato di chi oggi si mostra come risolutore di tante problematiche. Ebbene, invece noi siamo convinti e vogliamo parlare con i nostri concittadini il linguaggio della chiarezza. Noi non promettiamo nulla se non il nostro impegno a lavorare per il bene della nostra comunità, così come abbiamo fatto in questi anni, cercando di attrarre quelli che sono di attrarre finanziamenti e di creare questi collegamenti che possono continuare nel percorso iniziato e che possono contribuire nel cercare di affrontare quelle problematiche importanti che possono portare a soluzione nella nostra comunità. Io chiudo ancora una volta
ringraziando gli ospiti che sono qui in questo centro anziani e tutti voi che siete qui e presenti, chiedendovi ancora una volta un sostegno affinché il 6 e 7 maggio tutti insieme possiamo lavorare per garantire un futuro migliore alla nostra comunità. Grazie.